Io ragazzi, scusate la voce, sempre lo ripeto perché va ripetuto, perché forse in molti ancora non hanno capito. La Roma è una squadra forte, perché se tu pensi ai nomi, pensi ai singoli e li metti poi insieme, Pellegrini, Dybala, Lukaku, Aguar, Renato Sanchez, messi insieme la Roma forma una grande squadra. Manca questo benedetto gioco, o perlomeno manca continuità, perché anche stasera, per quanto la Roma se la porta a casa questa partita 2-0, non è stato un gioco entusiasmante. Cioè, la Roma se la porta a casa con 3 tiri in porta, di cui 2 gol. Perché io il gol di Lukaku primo tempo, il tiro di Lukaku sempre in primo tempo e il gol di Pellegrini, non mi ricordo altri tiri in porta io. Ah sì, forse quello di Bove, 4. Però ripeto, è una squadra che se riuscirebbe a trovare un po' di gioco, dico, ma un po' di gioco per le qualità che ha, può fare veramente male a tutti quanti. E il problema è che, ragazzi, con uno come Mourinho, il gioco non c'è. Il gioco non c'è perché mi ricorda tanto la Roma, la Juve di Allegri, no? Che ha un potenziale importante, perché anche la Juventus di Allegri ha un potenziale importante, però poi, ripeto, manca questo gioco. Frosinone che anche oggi, complimenti, nonostante stia perdendo 2-0, la partita l'ha fatta, eh. Cuni ha avuto 2 occasioni importantissime, la prima dove salta di Patrizio e poi a porta vuota non inquadra la porta, la seconda su un assist bellissimo di Soulé, tira poi al volo e la palla prende solo la rete. Anche lo stesso Baez ha avuto un'occasione, lo ha tirato e lui Patrizio poi la palla la manda in calcio d'angolo. Quindi il Frosinone è quella squadra lì che comunque a calcio gioca bene. Poi ovvio hai comunque, ripeto, i singoli forti, tu che ti chiami Roma, ed è una giocata, un passaggio filtrante bello di Mancini, arriva il tocco di classe di Dybala che con un tocco ti libera Lukaku, poi anche molto bravo Lukaku a far la finta col destro, spostarsela su sinistra, nel frattempo il giocatore Frosinone, difensore, va per terra e poi Lukaku col killer instinct davanti al portiere non sbaglia e trova 1-0, ma è bastata una giocata, Mancini per Dybala, Dybala tocco delizioso a liberare Lukaku, Lukaku finta di destro, va sul sinistro, difensore per terra, gol. Basta poco per la qualità che c'ha la Roma in questo momento, perché quest'anno la Roma ha qualità, se tu prendi un Lukaku in più, insieme a Dybala che c'avevi l'anno scorso, hai qualità, per forza. Hai comunque potenziato la rosa, migliorata. E quindi ragazzi, quello che vi voglio dire è, poi ancora Lukaku che ha avuto l'occasione sull'assist di Pellegrini con un mancino centrale dove poi Turati fa la parata. E nel secondo tempo, ecco, forse è un pochettino più calato il Frosinone rispetto al primo. Nel secondo tempo non mi ricordo tutte queste grandi azioni io del Frosinone. Forse qualche pallone messo al centro col cross raso terra, rischioso, insidioso. Però poi la Roma ha abbastanza controllato la partita. Il filtrante di Dybala per Bove è bellissimo. Poi Bove a botta sicura tira. Molto bravo Turati in uscita a far la parata. Poi comunque c'era anche il tiro di Dybala, alto sulla traversa, un altro tiro di Lukaku, alto sulla traversa. Le occasioni la Roma le ha avute, ragazzi, le ha avute. E nel finale arriva questo calcio di punizione, sempre Paolo Dybala che con quel mancino comunque delicato e preciso la mette sul secondo palo a giro. Pellegrini che era sul secondo palo va sul pallone, fa il tiro al volo col destro e batte ancora Turati e la Roma perlomeno almeno chiude la partita sul 2-0. Adesso si è più tranquilli perché fino a 1-0 la Roma stava orchestrando, stava giocando, ma la partita non era chiusa. Il Frosinone ti dava comunque l'impressione di poterti far male in qualsiasi momento, con accelerati di caso, è entrato anche Khedira, forse Soulé stasera ha sbagliato un po' troppi passaggi, troppi comunque stop anche. E a Roma poi giustamente con i giocatori che ha te la va a chiudere la partita e fine dei giochi. Però ripeto, deve essere un punto di partenza,
lo dissi già anche a Empoli contro l'Empoli, o comunque a Roma, quando, dove avevano giocato loro, lo dissi già contro l'Empoli, 7-0 deve essere un punto di partenza. Un punto di partenza non è stato contro l'Empoli, perché poi sono arrivati i passi falsi, soprattutto il 4-1 a Marassi. Stasera, comunque, contro una squadra che gioca a calcio come Frosinone, sei riuscito a vincere 2-0 in una partita non semplice, perché poi alla fine è sempre un derby e Frosinone comunque ti stava sopra in classifica. Adesso vinci, vai a 8 punti, scavalchi comunque la Lazio, vuoi o non vuoi recuperi anche 2 punti sulla Juve, perché noi ci siamo fermati, ragazzi, oggi, e quindi bisogna che alla fine tu riparta da qua, tu riparta da qua, riparta da questa vittoria. Per il resto, ripeto, ragazzi, sono curioso di vedere la Roma per le prossime partite. Ripeto, la rosa è forte. La rosa della Roma è forte. La rosa della Roma è forte. Lukaku, Dybala, Pellegrini, Cristante, Aouar, Renato Sanchez. Poi è vero, non ce l'hai sempre perché alcuni sono rotti, però la rosa della Roma non è scarsa. Lo dissi, se tu prendi Lukaku quest'anno, se tu hai preso Dybala l'anno scorso, è una Roma che obiettivamente parlando lotta per la Champions League, perché se no non si spiega che tu prendi Lukaku e Dybala, non li prendi per l'Europa League, la Conference League, questi posticini qua. Tu questi campioni, come questi fuori classe, come appunto Dybala, questo comunque attaccante forte come Lukaku, li compri perché vuoi lottare ai vertici alti. Non dico vincere lo scudetto, anche se poi il progetto di Mourinho era quello. Mourinho in 3 anni lo ha vinto uno scudetto. T'ha vinto solo una conference, peccato per l'anno scorso che non ha vinto l'Europa League, però perlomeno anche se non vinci lo scudetto, è obbligatorio che tu Roma con questa rosa qua automaticamente punti, sia punti comunque almeno arrivare quarto per la Champions, almeno. Ora Roma sta attaccando, ragazzi, mancano 4 minuti di recupero e la partita si chiude qua. Onestamente parlando, non vedo un Frosinone che possa avere la forza di ribaltarla. Anzi, c'è un tiro adesso col destro di Paredes, quasi strozzato, che non trova comunque la porta e la palla finisce fuori. Ragazzi, io eventualmente, se ci fossero dei aggiornamenti, aggiorno il titolo. Però direi che il video può finire qua. Se vi è piaciuto, un bel like, mi raccomando, commentate tutti i commenti e fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate, appunto, di questa partita 4, Roma e Frosinone, ditemi un po' la vostra questione nei commenti. E soprattutto, ragazzi, anche se vi piacere, l'iscrizione al canale, che fondamentalmente non costa nulla e per me vuol dire tanto vostro supporto. Basta che fate clic su iscriviti e siete chiari, se lo fate vi ringrazio di cuore. Condividete anche il video con i vostri amici, iscrivetevi anche loro e attivate le notifiche così non perdete i miei prossimi video che usciranno. In descrizione avete anche il link della barra di Fuzzy Channel e il link dei miei profili social. Quindi mi chiedete tutto, ragazzi, bella!